It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly all at once. Sono Stefano Asaro, docente Masterclass Podium. But my skin never bleeds. Stasera, per iniziare il nostro Master of Food Olio, degusteremo 5 prodotti diversi tra loro, con qualche sorpresa. L'olivo non ha bisogno di un terreno umido e fertile, ha bisogno di un terreno che lo impegna, anche che lo fa soffrire un po', che pianta le radici, va in profondità, si aggrappa, però si acclimata in maniera diversa a seconda della situazione. Nazareno Milita, presidente della cantina Cincinnato. The seeds have been buried deeply, the roots are in place. Noi, raccontando la storia della comunità dell'Italia, abbiamo raccontato la storia di produttori che da Rocca Massa fino a Foglia e Gaeta hanno con tipologie di intervento, di particolarità di maturazione completamente diverse. E parliamo sempre di bianchi e di grani. La Cincinnato è una cooperativa nata nel 1947 con l'obiettivo di dare lavoro e sviluppare l'economia locale, quindi già più di 50 anni fa era in linea con tutto ciò che riguarda lo spirito e l'attività di Sotto Fondo. Del Garda, trovate degli oliveti, un bacino commerciale lì incredibile, perché hanno svizzeri, tedeschi, austriaci a giornare, a fare vacanze, eccetera, e arriviamo alla fascia più centrale, Abruzzo. Anche qui abbiamo una forte ruralità, abbiamo alcune cultivari molto interessanti, forse a parte l'argemento di grassi, la nostra, una delle prime in assoluto, no? Della storia extravergine d'oliva 15 anni fa, anzi 15 anni fa ancora erano corsi in due, ce ne sa, e quella da mensa è quella nella
costiera amalfitana, costiera europeo anche, no? Che competono solo con quelli degli spagnoli. E quindi chiaramente quando Antinori ha creato il Galestro, ha creato un vino che risulta, perché ha levato il Trebbiano dal Chianti, no? E con quel bianco che non sapeva che farci, ci ha fatto il Galestro. Quello era un vino che poteva vendere in bottiglia a degli oli. E tanto io vedo con loro la classificazione, scusso, del primo. Poi anche la prima sua. Secondo periodo, ottobre, dicembre. Fai conto, quest'anno c'è stato un caldo esagerato, no? Le olive si sono asciugate. In molti casi ci sono stati. Infatti non dobbiamo raccogliere la maturazione conclusa, dobbiamo raccoglierla prima che giunga la maturazione. Quindi novembre andrebbe bene. No, ma è ottobre. Cioè l'oliva a settembre inizia. Così, no? Non no, adesso ci arriviamo un secondo. Allora, l'oliva a settembre inizia a mutare di colore. Ottobre. Io devo vedere la raccolta dell'idrana già qui a Cori oppure a Itri, sono due tempi diversi. Io a Itri non gli potrò mai chiedere di raccogliere le olive a ottobre, all'inizio di novembre. Non esiste. Cioè, teoricamente l'olio migliore là potrebbe venire dalle olive raccolte a dicembre, gennaio, ok? Ha una sua, come dire, una sua reazione arborea, no? Al terreno, cioè c'è un po' di erbaceo, il profumo è pronto, è pulito, avvolgente, ciao Nazareo, ci muoviamo a confronto con il resto. Adesso però passiamo a sperimentare due assaggi un po' particolari. Scusi, una cosa. Cioè, e che giudizio posso dare su questo olio? Cioè che è fruttato? Cioè, posso dare il giudizio che è un olio equilibrato, armonico, pulito, di un fruttato netto, espressivo, ampio, persistente. Penso che sia abbastanza, no? Volevo fare una domanda, forse può sembrare banale. Quando parli di freschezza, a quale sensazione devo fare riferimento? Proviamola. Assolutamente sì, ma come anche capita in alcuni casi con il vino, c'è. Può capitare che il profumo sia più interessante, espressivo del sapore, o viceversa. Se fa la faccia. Allora, siete pronti? Ok, proviamo a sentire questo profumo. È un profumo fresco? Si sente l'oliva come si sentiva prima? No. Tu hai detto che era un'oliva non troppo giù.
lo stesso bicchierino, però lo assaggi. Poi c'è la mela. Se sopravvivete anche alla, al terzo, allora, allora, eh? No, poi vi spiego. Il profumo è molto più attenuato, è molto piatto. Eh? È piatto, però dentro a questo piattume, se vi concentrate un po', ciao, sentite, no, si sente una nota all'impatto, all'impatto proprio, inalate forte e sentite che vi arriva. Sì, è un'intensità di profumo molto bassa, però c'è una caratteristica che non saprei spiegare, però si sente. E nel secondo non si sentiva. È come se fosse qualcosa di spigoloso. Qualcosa di spigoloso. Proviamo a sentire il primo. Scaldatelo bene, concentratevi nei profumi. Sentite un po', profumo. Qua si sente fortissimo l'odore dell'erba appena tagliata, l'erba medica appena tagliata, l'erba della cicoria, del tarassano appena tagliata. Impatto erbaceo molto robusto. Il frutto verde, giovane, questa volta fresco. Tu hai bisogno di catalogarlo. Cioè, io faccio una vorrei. È un olio fruttato, verde, ma è anche un olio erbaceo. Non è che tu hai una sola esclusiva categoria che lo possa caratterizzare, puoi trovare varie dimensioni, no? L'erba c'è pure qualcosa di più avvolgente. Cioè l'interno poi c'è qualcosa che l'avvolge più. L'hai assaggiato? No, sì, l'ho assaggiato. È forte, è bello. No, però noi dicevamo che in bocca c'è questa nota vegetale di erbe spontanee che sono potenti, incredibili. No? Senti che sapore, mamma mia. Sembra che stanno già provando la mistica. Sì, infatti io ci volevo collegare un attimo, 30 secondi. In effetti, alla fine, dai. Puoi usare quello. Perfetto. Allora, sentiamo l'ultimo, che vedete il più verde di tutti come colore. Scaldiamolo molto bene per concentrarci. Allora, sentite che qua c'è profumo molto più profondo, sempre più di frutto che di erba. Ed è un'oliva tosta, no? Cioè di carattere. Non ha quella nota erbacea del pre, cioè che ha una nota intensa di frutto specificatamente, no? E vedete come il richiamo, non a caso avete sentito, insomma. Io ho svelato anche l'età. Anno 2010. No, questo è del racconto 2010. Il secondo e il terzo avete capito che era
appositamente messi per farvi fare un'esperienza di olio gettati. Allora, il quarto, Frantoi Putrera, Sicilia, DOP Monti Iblei, ed è questa oliva, la Tonda Iblea, che è una delle olive più straordinarie d'Italia. Monti Iblei sono quelli che sanno alle spalle dell'Etna, sotto l'Etna, alle spalle di Siracusa. Siracusa. Che scendono giù verso la Val di Noto. Cutrera è un grandissimo produttore. Questo che anno è? Questo è l'ultimo anno. Ma questo era il fruttato verde? Fruttato verde, sì, fruttato e fago. Assaggiato e l'olio extravergine di Cincinnato, dei nostri ospiti qui della cantina Cincinnato, che è il grana 100%, no? Raccolto quando? Quest'anno è stato raccolto la prima decade di novembre, perché sarà un po' in ritardo. Prima decade di novembre, perché avete aspettato per vedere se dove ho. No, perché abbiamo fatto anche altre raccolte prima, non andavo bene. Quest'anno l'Italia si è espressa meglio tardivamente. Relativamente alla maturazione con il caldo del fatto. Sì, infatti questa nota amara e piccante che si trova in taluni oli si richiama molto spesso al ricordo del ravanello. Rucola, ravanello, soprattutto se mangiate anche il ciuffo. Non so se c'è anche molto abitudine. È molto vicino alla rucola. No, c'ha queste sensazioni, no? Le erbe le spiega lui perché c'è la moto, c'è un po' di tutto. Le erbe sono spettacolari. Sono nome e cognome. Sono Stefano. Non partivo la mano di frutta. No, perché è brutto poi, te lo dico per te. Vai. Docente Master of Food Olio. Stasera, per iniziare il nostro Master of Food Olio, degusteremo 5 prodotti diversi tra loro, con qualche sorpresa. Mi ripeti la frase di stasera? Cioè, un attimo solo le chiavi che mi entrano nel microfono, anche se è web, ci sbrighiamo. State fermi un attimo. 3 secondi. Stasera, per iniziare il nostro Master of Food Olio, assaggeremo 5 prodotti diversi tra loro, con qualche sorpresa. Attuale.
Perfetto. Vabbè, io vado. Allora ci sentiamo in sessione. La parola d'ordine era quella. Quella la bottiglia verso la Rocca. Verso Ortena, verso Lariano, verso Velletri. Invece ne va 1, 2, 3, 4. Che era 4 anni fa.